Imprenditori in rete per cogliere valide opportunità di rilancio. È quanto accadrà in occasione di Expandere, il rendezvous che prevede la partecipazione di circa 200 imprenditori che si svolgerà mercoledì 14 aprile dalle ore 10 alle ore 18 alla Badia di Fiastra di Urbisaglia. L'iniziativa nasce da un'idea della Compagnia delle Opere Marche Sud in collaborazione con la Compagnia delle Opere Umbria, la Compagnia delle Opere Ancona e la Compagnia delle Opere Pesaro, con l'obiettivo di offrire alle imprese un'occasione di crescita. Si tratta dunque di un proficuo momento di incontro e conoscenza reciproca tra diversi operatori in rappresentanza delle realtà aziendali delle Marche e dell'Umbria, impegnate nei più diversi settori dell'economia e dei servizi, dall'agroalimentare all'industria, dall'artigianato all'edilizia, dalla cultura al no profit. Pandere nasce come strumento che vuole agevolare un fenomeno in atto. Per rispondere oggi alla crisi è impossibile rispondere individualisticamente, non si può rimanere aspettando che tutto passi. In questo modo non si capisce l'origine della crisi, che è un'origine anche culturale, di un uomo che basta se stesso, autosufficiente, incapace di una relazione, incapace di aprirsi alla realtà. Espandere risponde a un uomo che è consapevole che nella realtà c'è comunque sia una positività da scoprire, che nel rapporto con l'altro, con il collaboratore, con il concorrente c'è la possibilità di trovare un'opportunità di sviluppo oggi così essenziale per le nostre imprese. Sì, la Giunta Camerale ha accettato immediatamente di condividere questo progetto, perché è un progetto che si basa sulla collaborazione fra uomini, in questo caso collaborazione fra uomini come uomini imprenditori, quindi capaci di rischiare e di riuscire in questo modo magari a trovare una soluzione alle difficoltà che spesso incontra la piccola impresa. Crediamo che nella conoscenza reciproca possano nascere appunto occasioni di lavoro, di collaborazione, di quelle famose reti più o meno lunghe di cui ormai tutti parliamo e su cui quindi non mi intrattengo.